Ciao! Ah, siamo qui. Ah, mi dispiace, siete arrivati alla fine? Va bene, allora vi racconto un pochettino quello che abbiamo fatto questa mattina, perché insomma nella nostra diretta, come sempre, ciao, vi saluto di qua, e cambio inquadratura, nella nostra diretta, come sempre, siamo stati insieme per parlare di musica, Abbiamo parlato anche di vinili particolari, di copertine, di storie e di copertine, che vi invito anche ad andare a cercare la storia e scoprire in questo caso, come per i Beatles, che cosa si cela all'interno di questa copertina, quale mistero fitto ci sarà all'interno e quale morte, se ci sarà mai stata prima della realizzazione di questo album. Ma oltre ai Beatles abbiamo passato anche quello che è un album, oserei dire, storico anche dei King Crimson. Un'altra copertina particolare, pensate che la curiosità è che chi ha realizzato questa copertina, che tra l'altro era un informatico, dopo averla consegnata ai King Crimson, è mancato dopo 4 mesi, quindi non ha potuto neanche godersi, diciamo così, il successo, di questa copertina. Perché? Perché, come vi avevo detto, volevo iniziare un po' a raccontarvi qualche copertina particolare e famosa, degli album, insomma, che hanno fatto la storia della musica, e l'abbiamo raccontato questa mattina. Però qualcuno di voi nella diretta mi ha detto anche che gli sarebbe piaciuto, magari fare una diretta dedicata ai tormentoni dell'estate, e quindi qualcuno di voi mi ha già lanciato qualche canzone, tipo People from Ibiza di Sandy Marto, che quindi proprio ci fa tornare, ci fa venire voglia di estate, di vacanze, questa stranezza. Ma allo stesso tempo, Bea era con noi, insomma, era un po' triste, ma è una molto combattiva e guerriera, e qualcuno di voi ha suggerito delle canzoni da ascoltare, come il Litfiba, come Modì, come Vivere una favola invece di Radasco Rossi. È stata dedicata anche La cura di Franco Battiato, ma lei ha dedicato invece a noi tutti e anche ai ragazzi un brano di Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, anche per la situazione in cui stanno vivendo adesso i ragazzi a livello scolastico, anche per chi insomma dovrà effettuare questi esami, questa maturità, esami anche di terza media, che sono un po' particolari in questo 2020. Insomma, siete stati tantissimi anche oggi, devo dirvi la verità, e questo mi ha fatto molto felice, sono stata molto contenta. Naturalmente l'appuntamento, come sempre, è a martedì prossimo alle 9:30. Parleremo nuovamente di vinili, di copertine, parleremo di noi, di voi, della musica, di tutto quello che avete scritto, delle città che abbiamo attraversato insieme a voi, dalla California a Cordoba, però americana e non spagnola come io credevo fosse, New York. Insomma, abbiamo parlato di Londra, abbiamo parlato di musei, abbiamo parlato di tutto di più. Questo è bello di questa community, perché poi ognuno alla fine parla, racconta ed anche dei suggerimenti su che cosa fare. Per cui io intanto vi saluto, vi do appuntamento naturalmente alla prossima settimana, a martedì prossimo alle 9:30. Se volete rivedere la diretta senza interruzioni per via dei brani che abbiamo messo, beh, ve lo dico di qua, ma sì, ve lo dico di qua, possiamo trovarci sul canale Patreon, Simona Non Solo Radio, e lì sarà tutta visibile, ascoltabile, anche i brani che abbiamo messo e tutto quello che ci siamo raccontati. Va bene? Io intanto chiudo, chiudo, vado, chiudo, ok, chiudo, perché qui è finito. A martedì prossimo alle 9:30. Ciao, un bacio.